Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Un pochettino forse la più semplice in realtà, o forse la più complessa. Chi è Domenica Regazzoni? Dunque, Domenica Regazzoni è una donna nata in montagna, questo ci tengo a dirlo perché è per le mie origini, che ha forgiato il mio carattere, essere nata sotto la montagna, che ha sempre amato l'arte perché figlia di un liutaio, mio padre ha sempre fatto il liutaio tutta la vita, e ecco perché ho partorito un figlio violinista che lei conosce bene, Alessio. E poi sono stata chiusa in un collegio perché sono andata in un piccolo paese, sono stata 8 anni rinchiusa in un collegio di suore. L'ultimo anno però mi hanno un po' mandato via perché ero un po' ribelle, non vedevo l'ora di andarmene, e quando sono andata via mia madre mi chiese: adesso cosa farai? Dico: adesso vado per i cavoli miei a disegnare, a studiare arte, e ho fatto 5 anni a Brera del corso degli artefici, allora si chiamava così, dove si faceva molta pratica, pochissime lezioni teoriche, ma c'era, non so, l'ornato, il nudo, facevamo parecchie lezioni ed eravamo tutte persone che lavoravamo, io insegnavo ai bimbi, ho insegnato ai bambini, e insegnavo di giorno e di sera andavo a studiare a Brera. Questa è Domenica Regazzoni. Ecco. L'arte vista a 360 gradi, parliamo di pittura, di scultura, ma un binomio che poi si collega, abbiamo detto, visto che c'è liutaio, violinista, che si collega molto alla musica. In realtà la musica può essere anche l'espressione poi dell'arte stessa. Sono molto nella pittura. Io credo che in ogni nota ci sia nascosto un colore, che in ogni colore ci siano delle vibrazioni sonore. Credo molto nella fusione delle tre arti, pittura, musica, poesia, anche la parola. Ci ho sempre creduto, infatti prima di fare la mostra delle poesie di Lucio Dalla la feci con Mogol. Perché? Per un motivo, perché ho fatto per anni la corista di Mango gratuitamente, e quindi un certo giorno ho sentito la canzone Mediterraneo, ho iniziato a fare degli acquarelli su quella canzone. Poi mio fratello, anche lui musicista e compositore, mi disse: ma guarda che qui le parole non sono di Mango, ma sono di Mogol, e chiesi a Giulio Rapetti il permesso di fare delle sue canzoni, e abbiamo fatto 4-5 mostre insieme. E dopo da lì, nell'ultima puntata che fece a Bergamo Alta dai Domenicani su Mogol, il padre priore mi chiese: ma adesso lei cosa farà? E allora io avevo già fatto di Nu Parlà, una canzone che io amo molto di Lucio Dalla, Nu Parlà, Nu Parlà, Nu Parlà, quella canzone poco conosciuta, avevo già fatto alcuni dipinti, e chiesi e dissi: sa, sto facendo delle cose su Lucio Dalla. E lui mi disse: signora, lei è molto fortunata perché il confessore di Lucio Dalla è un mio caro amico, e io la metto in contatto con lui. E infatti mi ha messo in contatto con Lucio Dalla, e ci siamo incontrati nella chiesa dei Domenicani una mattina alle 9. E all'inizio fu un po' scettico, mi guardò con un po' di sospetto e mi disse: verrò a vedere il suo lavoro, il tuo lavoro, verrò a vedere il tuo lavoro. Ed è stato un incontro meraviglioso, perché poi scoprì non solo che io disegnavo, ma che ho un fratello musicista che è quell'autore della canzone di Catabaggio, la musica di Cesare, Cesare Regazzoni, mio fratello musicista. E da lì abbiamo iniziato a lavorare, e la cosa molto bella è che mi lasciò molto libera, veniva a vedere il lavoro, commentava, parlavamo d'arte, lui era molto colto d'arte, sapeva
tantissimo, ho cominciato a vedere i musei, mi confessò con Silvio Evangelisti, che ha curato l'ultimo catalogo, che mi presentò lui come critica d'arte, e ha girato un po' tutti i musei dell'Europa insieme all'Evangelisti, e aveva anche una bellissima collezione che io vidi a Bologna tanti anni fa. Ecco. Il Dalla Chissà dice che non sì. parlavamo mai di, cioè lui era molto ironico, sprezzante, così, quando a Roma facemmo la mostra al Vittoriano con 100 opere dedicate alle sue canzoni, e lui, io ero emozionata, mi portò tutti i giornalisti ed ero emozionata. E lui allora mi disse: ma perché ti devi emozionare? Di la prima cavolata che ti viene in testa. Allora io gli ho detto: tu Lucio te lo puoi permettere, io non ancora. Per adesso non me lo posso permettere. Però è stato un rapporto bello, profondo, molto profondo. Mai, a parte qualche battuta così, abbiamo parlato di cose della sua infanzia, di sua madre, di alcune sue scelte. È stata una bella amicizia, sì, confesso. Tra le varie opere che hai fatto insieme a lui, cioè per lui, dei suoi brani, qual è quello che poi, rivedendolo adesso, ti dà ancora più tanta emozione rispetto a tanti altri, perché sono tutti belli, però qual è quello che ti dà un po' più di emozione e ti ricorda un po' più in particolare quell'evento? Dunque, devo dire che la cosa che mi ha colpito di più è stata che lui mi mandò, tramite Marcello, suo collaboratore di allora, Marcello Balestra, un CD, Cambio, il titolo del vecchio CD. Mi chiese di fare delle canzoni su Enna, e precisamente di queste due frasi. Domenichina mi chiamava: Domenichina, tu mi devi fare dei lavori su Io credo che l'amore ci salverà, Io credo che il dolore ci salverà. E io ho lavorato tantissimo su queste due frasi, e quando tornò nel mio studio gli mostrai un 15-20 opere legate al dolore e all'amore. Ecco, perché abbiamo parlato tanto di questo, che la vita è fondamentalmente amore e dolore. Ecco. La pittura è l'espressione, come nella musica, è l'espressione dell'anima. Espressione dell'animo, sicuro. Ecco, credo che abbia capito, perché all'inizio dubitava che io volessi farmi pubblicità col suo nome. E quando venne nel mio studio, subito quasi, dopo che vide Caruso, vide Nuparlà, vide 4-5 opere che avevo preparato, grandi, lui mi disse: tu puoi, my darling, tu puoi fare quel cazzo che ti pare da oggi su tutte le mie canzoni, ti do carta bianca, fai quello che vuoi, e poi io ti aiuterò. E mi ha molto aiutato a Roma, portandomi la stampa. Con la stampa mi ha molto aiutato a E diffondere questo lavoro. le emozioni che provi, che senti quando c'è la mostra e vedi le persone che sono di fronte alle opere e poi si fermano lì, rimangono in silenzio perché a volte, come nella musica, il silenzio parla, però vedi i loro sguardi persi di fronte a quell'opera. Che sensazione provi? Ma a volte di turbamento e di gioia e di paura, tanti insieme, non posso dirti uno in particolare, anche perché vedi queste persone mai incontrate prima. Quando vedi che ad esempio uno si innamora di una cosa che hai fatto, che come dire, si rivede, mi crea molta emozione. Capito perché aggiungono qualcosa alle canzoni, cioè fanno entrare le canzoni in una prospettiva inimmaginabile. È un aggiungere un qualcosa di imprevisto, è un lavoro a quattro mani, soprattutto questo di rondini. Ci sono alcune cose che mi hanno veramente turbato e troppo, mi hanno quasi commosso. Un po' come quando mio padre, quando provavano i suoi strumenti, lui si emozionava, me lo ricordo, anche a secondo degli strumenti, a secondo del legno che avevo usato, chi lo sa, sapeva solo lui. Però molto spesso, quando il violinista toccava le corde in un certo modo, mio padre si emozionava. E succede così anche a me, anche quando mi portano via un'opera, sono felice. Adesso di più, cioè mi sono distaccata di più. All'inizio soffrivo anche un po', mi sembrava come mi togliessero qualcosa di mio,
profondamente mio. Mentre adesso ho capito che è una cavolata, che noi dobbiamo lavorare non per noi stessi, ma per gli altri, per toccare l'animo degli altri, no? Se riusciamo. E quindi sono felice. Se ti trovassi davanti a una tela bianca adesso e dovessi scegliere il primo colore, che dovessi utilizzare il primo colore per poter partire, o devo fare qualcosa, qual è quel colore, ma perché soprattutto quel colore? Sempre il blu, gli azzurri e il blu sono sempre stati i miei colori, perché non te lo so spiegare, però dopo aver studiato un po' Kandinsky, eccetera, sono un po' i colori che esprimono l'animo, no? Un po' interiori, un po' dell'interiorità. Mi piacciono i blu e gli azzurri nella pittura, mi hanno sempre molto molto toccato, anche quando ho passato la mia vita ad andare per musei, ho avuto tanti innamoramenti di vari pittori. Da Van Gogh, tantissimi, insomma, tanti, fin troppi. Poi basta, adesso vado pochissimo alle mostre. Adesso così, lavoro nel mio piccolo sentiero dell'animo, senza dar retta mode a modi, a chi dice, a cosa dice, non mi interessa più. Mi interessa solo ancora ripercorrere quel piccolo sentiero interiore per esprimere me stessa. Com'è cambiata l'arte da quando hai iniziato a dipingere ad oggi? Se c'è stato un cambiamento o se pensi che ci sarà ancora un cambiamento? Nell'arte, L'arte, tutta l'arte. tutta l'arte inteso in questo momento, nel caso della pittura, scultura. Non lo so, allora, non voglio esprimere dei giudizi superficiali e quindi sono un po' meno le opere che mi tocca quando vado. Quelle poche volte a vedere, vedo più delle grandi cose scenografiche, di grande effetto, di grande effetto. E io invece l'effetto non l'ho mai cercato. Ho sempre cercato qualcosa al di là dell'effetto, un po' più in profondità dell'effetto, ecco. Non so se mi sono spiegata, ma credo che tu abbia capito. Sì, e invece un consiglio daresti a un giovane oggi che vorrebbe intraprendere l'arte? Sì, ecco, lo darei molto volentieri, di non guardare nessuno e di fare qualcosa di suo, di proprio, senza guardare al di fuori da mode, da modi, facendo veramente esprimere l'animo che ha dentro e basta. Perché credo che questo sia davvero un po' manchi oggi, questo un po' si copiano, si guardano, tutti ci si annusa l'uno con l'altro e poi non c'è la forza di andare avanti per il proprio sentiero. Ecco, allora dico ai giovani: avete un sentiero? Andateci, fregatevene di tutto e di tutti e cercate di essere schietti con voi stessi. A questo punto però insorge in me una parte nerd, perché sappiamo che hai anche cantato, soprattutto sigle cartoni, ritornando a UFO Robot, e quindi questa parte di nerd deve uscire e bisogna far sentire che questo UFO Robot Goldrick, siamo cresciuti con Goldrick. Sì, io così mi hanno chiesto di cantare, sapevo leggere bene la musica, mi hanno usato un po' come corista, tutto sommato. E vabbè, il brano di Venusi l'ho cantato con piacere, ecco, da solista nel 33 giri. Immaginavi che facesse successo Galdrake? Ne ho fatte tante sigle per la Rai, tutte che hanno avuto un grande successo, però non mi divertivo tantissimo. Erano delle cose solo tecniche, così di divertimento, ma non riuscivo ad esprimere me stessa, capito? Perché mi dicevano usa la voce così, fai cosa, cioè, mi volevano un po' manipolare. Anche quando ho fatto 45 giri avevo 5 anni di contratto e dopo un anno l'ho rotto. Chiuso perché volevano che mi vestissi in un certo modo, che mi tagliassi i capelli in un certo modo e io proprio sono sempre stata un po' ho rifiutato sempre quello che mi hanno imposto. Ho sempre voluto fare delle mie scelte personali, ma ne vado fiera, tornerei a fare tutto quello che ho fatto,
Anche UFO Robò, mi sono divertita quel giorno con Fabio Concato a fare UFO E qualche altra sigla di ce le puoi citare Robò. Oddio, adesso se ti tanti non me ricordi? ne ricordo. 3-2-1 contatto, mi ricordo uno poi, ma non me le ricordo, ma tante, quasi tutte di quel periodo era la mia voce sempre, ma non mi ricordo neanche perché andavo lì senza sapere cosa fosse, mi mettevano la partitura e io andavo, capito? Per quello mi chiamavano anche, perché leggevo la musica. No, per Venusia c'è stato, abbiamo fatto il provino in 5-6. C'era anche la Loredana Bertè che ha fatto il provino per far Venusia. Poi gli autori hanno scelto la mia voce perché forse era quella più giusta per una bambina, perché poi Venusia era una bimba, quindi forse la voce era un po' flebile, un po' si adattava a quel personaggio che loro avevano nella mente, insomma. Mi ricorda tanto il fatto che nel mondo del doppiaggio, del doppiatore adesso, chi entra in sala molto spesso non sa neanche il personaggio che deve fare. Quindi, in quel caso anche tu entravi e diceva ecco ti copione e poi uscivi e Sì, facevi un'altra cosa. Quindi, questo era il mondo, esattamente. e attualmente è il mondo del doppiaggio. Sì, Quindi, esattamente. non è cambiato nulla, prendi. No, però non mi entrava profondamente nell'animo, ecco. Cioè, ho scelto di non farlo più e di fare questo lavoro che di minor guadagno, pecuniario, ma di maggior guadagno spirituale. E ci sto meglio, insomma. Anche perché nessuno mi detta quello che devo fare. C'è stato un periodo in cui feci alcune tele su Luna dei Vetri, entra dentro, è così la frase, e dimmi che cosa fa. Una canzone scusa si chiama di Lucio Dalla, che vendeva molto bene. Allora coloro Artè, che mi commissionava le opere, diceva: signora, me ne deve fare 3-4. Ma io mi sono rifiutata, ho detto: no, vi ringrazio, ma anche lì ho rotto il contratto. Ho detto: no, io di fare 3-4 opere uguali, appena un po' diverse, in modo da non poterle, diciamo, poter dire che è un pezzo unico, non è così. Pezzo unico deve essere un pezzo unico, punto. E quindi non ho accettato anche lì dei compromessi. Sì, abbiamo notato anche questa cosa, che in realtà cioè, ti imponi sempre di fare in pezzi unici perché devono essere distinti dagli altri. Sì, la copia è un'altra cosa. Allora ho fatto alcune tirature con le incisioni, ho fatto molta incisione al torchio. Allora se uno fa 10 tirature, però è onesto e scrive uno su due, uno su due su tre, sono 10 copie, no? Non fingere che siano delle opere uniche, no? Ma oggi sono un po' in tutto, nella moda, le opere uniche sono difficili, sono un po' tutti dei filoni, ma non so. Poi tuo padre, il liutaio, quando si metteva lì una curiosità, quando si metteva lì a lavorare, perché il liutaio non è un lavoro semplice, anche perché poi il risultato, lo strumento musicale deve essere suonato da tanti artisti, e vederlo lì lavorare, incidere questo lavoro, poi tu stavi lì accanto piccola, che emozione, che sensazione provavi quando poi lo vedevi col violino a mano o con lo strumento in mano che suonava e stavi lì e ferma lo guardavi? Allora, ho imparato da lui la manualità e la pazienza e la precisione. Però ricordo una cosa, che quando finiva un violino bianco, prima di verniciarlo, lo metteva, lo guardava e diceva: ma l'avrò fatto proprio io. Perché è un lavoro di grandissima pazienza, di grandissima precisione e meticolosità, per cui quando poi è finito non sembra neppur vero che uno ha lavorato di sgorbia, di colle, perché è talmente così un corpo di donna, no? Dice, sembra una bella donna, il violino, no? È vero, cioè, nessuno immagina, anche tanti violinisti non conoscono come viene fatto uno strumento. Pensi che io sono andata a Shanghai, all'Università degli Architetti Cinesi a Shanghai, a spiegare come si costruisce un violino agli architetti cinesi giovani che studiavano e hanno avuto questa curiosità. E ho avuto un'attenzione da parte di questi ragazzi che mi ha colpito molto. Avevo una giovane
cinesina tramite l'Istituto Italiano di Cultura che traduceva e io portai le diapositive su tutta la costruzione che papà fece fare a noi per le scolaresche che andavano a vedere il suo laboratorio, che adesso si trova a Roma, a Santa Cecilia. Renzo Piano ha allestito, attribuito al mio papà il Museo Santa Cecilia perché lui mi ha sempre pregato che alla sua dipartita usassero ancora i suoi strumenti, i suoi scalpelli e tutte le sue cose. Per cui noi abbiamo donato l'intero laboratorio a Santa Cecilia a Roma. Noi ti ringrazio per l'intervista che ci ha fatto piacere scoprire il tuo mondo, che è il tuo mondo, quindi vivi con la passione dell'arte continua e che è tutta la tua vita è l'arte. E Sì. No, quindi ci vuoi aggiungere qualcosa? io volevo ringraziarti delle domande che mi hai fatto, molto, perché a volte nelle interviste mi fanno delle domande a cui faccio fatica a rispondere, molto superficiali. Invece ti ringrazio per le domande profonde che mi hai fatto del mio lavoro. Grazie a tutti, a quelli che ci vedono, che ci ascoltano. E grazie a te soprattutto. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Ali grandi, cielo, energia, pensiero, luce dopo.